cos'è la legge dell'abbondanza e come può esserti utile per fare business. Dunque, guardandosi in giro nel momento in cui si fa business, si vede che è pieno di persone, di imprenditori, di professionisti che partono con l'idea di voler arrivare primi, essere stracompetitivi dicendo ok, io voglio dominare il mercato, voglio essere il numero uno, c'è posto solo per me, non c'è posto per gli altri. Come faccio a prendermi tutto il mercato? Questa è una mentalità che in certi casi si vede. Ed è la mentalità che io chiamo la mentalità della scarsità. Cioè il pensare che a questo mondo, in questo mercato, nel mercato di cui ti occupi, ci sia posto solo per una persona. Quindi o c'è posto per te o c'è posto per qualcun altro, ma non c'è posto per tutte e due. E in generale non è soltanto una questione di dominare il mercato, ma questo si applica anche alle piccole cose, no? Per cui il pensare che di una certa idea ci sia posto solo per te o solo per me, di tutto quanto, quindi su tutte le piccole cose competere al punto tale da cercare non tanto di dire ok, io faccio crescere il mio business, ma quanto io cerco di togliere il tappeto sotto i piedi dell'altro, perché se lui cresce troppo allora diventa un problema per me, no? L'idea che in qualche modo viviamo in un universo che è scarso di risorse, in cui non ce n'è abbastanza per nessuno, e quindi dobbiamo cercare di arrivare al numero uno, perché altrimenti se non arriviamo al numero uno moriamo, finiamo, chiudiamo il business, perché appunto le risorse se le ha agguantate qualcun altro. Questa è la mentalità della scarsità e si contrappone alla mentalità dell'abbondanza, che è il dire ok, ce n'è per tutti, ragazzi, ce n'è per tutti, non c'è posto, quindi se lui vince, posso vincere anch'io, possiamo vincere tutti. C'è abbondanza di risorse per tutti, c'è abbondanza di denaro per tutti, c'è abbondanza di clienti per tutti, c'è abbondanza. E questo lo si vede in maniera molto chiara. Per esempio, che senso ha voler dominare un mercato? Molto spesso i clienti, se nel momento in cui sono interessati al tuo mercato, a qualcosa che offre nella tua nicchia di mercato, per esempio i clienti che sono interessati ai miei prodotti, è quasi impossibile che tu da solo o che io da solo riesca a saziarli. È quasi impossibile nel momento in cui una persona è interessata a fare marketing sul web che si sazi solo dei miei prodotti, che io riesca a soddisfarla in pieno, no? Pensa a un argomento di cui ti interessi, di cui magari hai un libro, di cui stai ti piace documentarti, non una cosa così a livello di interesse superficiale, ma una cosa di cui vuoi andare a fondo. Se ti interessi di business, quanti libri di business hai? Di quanti autori diversi? Se un argomento ti interessa, studi business soltanto da un autore? No, ovviamente no. È impossibile che un singolo autore, per quanto bravo, possa riuscire a saziarti. E questo è vero in tutti i mercati, non è vero solo nel mercato dell'informazione. Quindi le persone acquistano una grande quantità di prodotti. Da sorgenti diverse, da business diversi, c'è posto, c'è abbondanza. Quindi l'universo è un luogo abbondante e molto spesso con questa mentalità dell'abbondanza il risultato che si ottiene è che si allarga il mercato, perché nel momento in cui c'è una pluralità di business all'interno del mercato diventa una maggiore ricchezza, diventa una maggiore credibilità anche per quello che è il tuo mercato. Quindi viviamo in un'abbondanza, in un universo abbondante, ma solo se ce ne rendiamo conto. Perché nel momento in cui entriamo nell'idea del competere a tutti i costi e del voler essere solo i numeri uno, del voler dominare un mercato, quindi la mentalità della scarsità, ecco che perdiamo quell'apertura che è necessario avere per poter vivere secondo lo spirito dell'abbondanza, che è la base per riuscire a passare al livello successivo e far crescere il tuo business e il tuo mercato creando valore nella maniera più efficace possibile. Quindi esiste la mentalità della scarsità, esiste la mentalità dell'abbondanza, c'è posto per tutti. Viviamo in un universo abbondante, ma solo se ce ne rendiamo conto. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com, poi lasciami un commento, lasciami una reazione, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.